Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. La nuova direttrice di Rai 3, Daria Bignardi, ha istituito un dress code, cioè delle linee guida, che tutte le conduttrici e giornaliste della Rete 3 dovranno seguire. Basta abiti avvolgenti e sexy, ma solo vestiti sobri e composti, niente tacchi vertiginosi o orecchini troppo vistosi. Ben accette camicette sobrie dai colori tenui, gonne o pantaloni. Trucco leggerissimo. Cosa ne pensa? Concorda con questa scelta della Bignardi? Ora trova un po' troppo bacchettona, come qualcuno l'ha definita. Qualcuno dice che la Rai andrebbe riformata, ma non dal punto di vista estetico, comunque dell'estetica delle conduttrici, ma dal punto di vista dei contenuti. Le capita di rendersi conto di questa cosa oppure no? È un problema rispondere, però posso dire che i contenuti della Rai non mi interessano più di tanto e di conseguenza ritengo che vadano rivisti. C'è un motivo per cui non le interessano? I contenuti non mi interessano, ci sono altre, sono più interessato a documentari, a diciamo trasmissioni scientifiche e quant'altro, tutto quello che riguarda, data la mia professione, tutto quello che riguarda la natura e la preservazione della terra. Quindi presumo che lei guardi i canali più tematici piuttosto che la Rai, che è un po' più generalista. Assolutamente sì, la risposta è assolutamente sì, tematico. Guardo Focus abbastanza spesso. L'unico programma Rai che mi interessa qualche volta è Rai Storia. No, ho fatto bene, se vengono più carine così, no, troppo sexy, se vengono più ordinaria a vedere la TV una ragazza troppo sexy. Hai capito? Perché se vedono hasta los bambini piccoli, anche mia nipote che sono giovane, però con troppa scollatura, segnando tutto è troppo. Lei pensa che in televisione le donne siano troppo sexy, mostrino troppa carne? Sì. Le è capitato mai di magari giustificare a suo nipote, suo figlio, quella presenza di donne troppo svestite in televisione? E loro quando vengono con troppa scollatura o troppa gente, come si dice, vestita troppo così sexy, no, la mamma non la lascia vedere. Beh, capisci? Perché noi seguiamo una regola in nostro insegnamento per mia nipote e mia figlia per sua figlia. Allora, quello è troppo sexy per una conduttrice, una presentazione televisiva così. Ma ha fatto bene secondo me, perché anche troppo, sai, troppo leggere non va bene, perché sai, ci sono certe fasi di bambini che possono vedere, secondo me no, un po' più, sai, un po' più riservate. C'è chi fa notare però che la Rai andrebbe riformata per i contenuti, non per l'aspetto estetico delle conduttrici, no? Giusto, giustissimo. Quindi è giusto di occuparsi di entrambe le cose? Sì, secondo me sì, dopo sai. In generale trovi che la figura femminile in televisione sia effettivamente troppo volgare, troppo svestita? Su certi casi sì. Su certi programmi, che ne so, un po' esagerato. Secondo te perché arrivano a svestirle così tanto? Ma perché vogliono fare carriera, secondo me. Quindi sono le ragazze stesse che si vogliono svestire, non è che sono i produttori che le obbligano a svestirsi? Un po', secondo me. Pensi che il pubblico maschile in generale apprezzi comunque? Non penso, almeno io non lo penso così. Dopo, sai, ognuno è libero, sai, a me, per me no.